Il programma è offerto da... Ventunesima giornata del campionato di prima categoria girone H, agli ordini del signor Macari della sezione di Cesena scendono in campo Morciano e Vice Misano, Mister Madori propone Masini, Ceccaroni, Calesini, Stanco, Tenti, Bencivenga, Brilli, Morolli Rotondi, Ottaviani, Cevoli, risponde il mister Ortali con Montagne, Muccini, Ponse, Pironi, Mazzoni, Acquarelli, Passarino Boldrini, Semprini, Zamagna Baldini. Minuto 9, subito Morciano. Ottaviani e la botta viene portata dalla portiera. Poi arriva Rotondi che mette dentro, ma il direttore di gara dice che è fuori gioco. Minuto 15, passerino in posizione defilata, sembra crossare, invece è un tiro che finisce dentro. Non con nulla. Masini, Morciano 0, Vismisano 1. Minuto 23, a testa bassa il Morciano deve recuperare Ceccaroni. Controlla con il destro, palla in mezzo all'area, prova la girata. Numero 11, Cevoli, che viene respinta. Minuto 30: il sinistro delicato di Ottaviani, la metterà dentro l'area, la palla è bassa, ma anche questa volta la difesa fa buona guardia. Minuto 38: fase di possesso. Misano, sfera di Ponse per Zamagna, controllo con il suo sinistro. Il tiro quasi cross, trova Semprini che sbaglia di poco la mira. Minuto 46: cambio di maglie addirittura del Morciano, si confondeva il direttore di gara. Rotondi, limite dell'area, sposta con la pianta. Il tiro è bello, ma è fuori dallo specchio. Minuto 57, Boldrini salta un paio di avversari, vedremo la giocata che sceglie di fare in orizzontale per Zamagna, controllo col sinistro, tiro bello centrale, Masini non si fa sorprendere. Minuto 59, Ottaviani serve involontariamente, Cevoli che ci prova, questa volta è sfortunato. Minuto 79, fase di transizione delle Misano, la palla sui piedi di Masini che attenzione, si fa rubare la sfera, Passerino da solo con la punta del piede, non sbaglia, raddoppio esterno, Marciano 0, Vismisano 2 minuto 83. Palli Nativa la batte in grosso, sfera dentro l'aria, un pochino altro, poi di parapiglia, poi arriva Tenti che con il destro fa gridare al gol. Finisce 2-0 per gli ospiti, la partita Morciano-Misano. Passo falso dei padroni di casa che perdono addirittura la quinta posizione in classifica, proprio i danni delle Misano, ma subito la possibilità di rifarsi domenica nel match comunque difficile di Poggio Berni. Buonasera, buonasera, bentrovati da Roberto Bonfantini Buonasera Milena Buonasera, buonasera a tutti Avevamo annunciato la settimana scorsa Jenny per motivi di lavoro fuori città e allora Milena Potenza per tutti i vostri messaggi da casa che potete iniziare a mandarci già da adesso tramite sms o tramite whatsapp il numero lo vedete poi in sovrimpressione ricordo anche la nostra pagina facebook Icaro Sport sulla quale vi invito a mettere il vostro mi piace allora, abbiamo già visto le immagini eh, di una sfida per quanto riguarda eh, uno dei campionati che tratteremo in questa prima parte. Ricordiamo, parliamo di prima, seconda e terza categoria. Ma andiamo subito a presentare i nostri ospiti, iniziando da Attilio Fabri Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Attilio, i che spettatori. ieri era con me a Riccione. È stata una giornata bellissima, un spettacolo. Due squadre che hanno giocato a viso aperto come doveva essere. Una bella partita, peccato per il finale, però succede, dai. Poi ne parleremo però mi viene da dire subito una cosa, alla faccia dei malpensanti, visto che si dice è un campionato anomalo perché ci sono due squadre che hanno le società legate, quindi no, magari no, si fanno i favori. No, è stata una giornata di spot veramente. È stata, pubblico... Rime, è stata battaglia all'andata, nonostante il 3-0 per il Rimini, è stata battaglia al ritorno. Al ritorno. ritorno se la Fioriccione aveva scotto in porta forse non prendeva la partita. Adesso non vorrei addossare però... No, non vorrei ma, addossare tutti. Ah, le ma colpe. tanto si è visto è il gol, il secondo gol di Ricchiuti, il portiere ha messo la sua... E lì, insomma, no, è lì, lì suo, purtroppo sì. è successo, succede ai portieri, però... E anche a noi. Però l'importante è che <ride> non sia successo niente, è una bellissima giornata, giocata a viso aperto, bella partita, bravi giocatori in campo. Quindi bello spettacolo anche i bambini tra il primo e il secondo Vedete, tempo. Si che sono presi sono gli applauso. Salutare... Per me la scena <ride> più bella è stata quella. È stato... I, I ragazzini <ride> della FIA che vanno sotto la curva Una del giornata. Rimini. Dopo e che... è logico che i tifosi applauso, si, si, si lamentano perché di rigore, visto da lì, anche visto anche dal commissario che l'ha tenuto un'ora e mezzo all'arbitro, negli spogliatoi, quello, i rigori si danno, che sia alla fine o no. Però dì, succede, non lo prende, In Serie A, visto che il Bologna non gli è andato di gol clamoroso, con c sette arbitri in campo, fra tutto eh. succede anche quello, una volta a favore una volta contro. Mi spiace perché il Derby ci tenevano un po' tutti, però tutto, è stata una bella giornata <ride> di sport. È stata lì. una bella giornata. Senza polemiche, senza niente. Beh, so, qualche, qualche strascico polemico, insomma, no, c'è ma... stato. Adesso non è proprio no, così. No, no, adesso basta, fiori, è chiuso. La partita sì. è andata, non bisogna più fare polemiche per niente. Ah, Ormai... ecco, da adesso, in sì, sì, da adesso in poi. Adesso in poi neanche, neanche parlarne più perché non, non va bene, dai. Noi, però, stasera ne parleremo ancora, no. eh, perché no, torneremo, però, fammi dire prima che Leardini, il portiere della FIA, Prima di subire quel gol, che chiaramente lì c'è stato un errore, devo dire che aveva salvato il risultato, sì. tra l'altro, al quarto proprio della ripresa, su quella percussione di Ghebre, Quindi, insomma, voglio aspettare anche una lancia a favore sì. perché ha avuto un grande riflesso con il pugno anticipato proprio all'ultimo istante il giocatore biancorosso, che era eh, Valore in quel caso, che era pronto a anzi cicare. c'era perché Valore aveva deviato. Aveva allora, prima ha parato su valore e poi ha anticipato cicare. Io ieri, circuito, devo quindi. dire la verità, non ho visto un grande mini -addiccione. No, è vero. No, non ho visto un gran rimini rispetto ad altre volte, no, no, ma è così. È vero, è vero. Non ho visto i rimini che merita anche dalla FIA perché le ha aggrediti, le ha subito certo. dall'inizio. Ho visto invece un grande Sciavioli ieri in campo, il migliore in campo di tutti i 22. Ha lottato, parte della punta che ha fatto gol, Cecconi. Ma Sciavioli ha messo lo zampino, un sottile enorme, non giocando nel suo ruolo, che ha giocato sempre terzino sinistro, ha giocato da tornante, ha fatto pericolosissimo. Sì, sì, quindi questo, Dopo poi ne parleremo nelle sì, ne cerse. Perché... Ne parleremo dopo, adesso andiamo a scoprire gli altri ospiti al tuo fianco. C'è una Silvia Pedini leggermente più... E, diciamo perché meno giovane io, meno eh. giovane io un anno in ieri più forlì, una, una serie per i, leggermente meno giovane, va bene così? Va per sì. dire che hai fatto, ah, gli, beh, anni. Ho fatto gli anni sì, va bene. Sì, sì. ma va bene. tra l'altro ho mangi mangiato avete mangiato ieri? parlava niente solo l'acqua che gliel'ho ho portato io subito la società del fuori calcio perché mi ha fatto un regalo Bellissimo. Ho visto Uno, questo mazzo di fiori. Una, una pianta di orchidea grandissima, pesava più di me. Cioè, oggi veramente. Mi hanno aiutato a portarla via? Mi hanno aiutato a portarla via, no, veramente. Mi sono emozionata. gli ho ringraziati tanto. Comunque, è una società che io appunto seguo, così mi trovo molto bene. È una società di professionisti, comunque vabbè, fa la Lega Proma in tutti i sensi. Ieri ero a fare appunto la loro partita. Purtroppo una, una sconfitta, ne parleremo dopo nella ne parleremo parte del Sant'Arcangelo, eh. però vi ho seguito, ho seguito la diretta perché mi sarebbe piaciuto essere anche, anche a Riccione, non mi posso sdoppiare, no? però in un certo senso ti sei quasi sdoppiata ho grazie la Renzo, al nostro racconto fastiosissimo mio di Baio no? poi dopo ne, dopo ne parleremo poi ne parleremo sì, perché... avremo molte cose da dire oh. comunque ho cioè, visto è vero Savioli è il migliore in campo non c'era bisogno che venisse in Rimini perché si sapesse cioè, comunque Riccione è pieno di giocatori molto validi sta giocando molto bene giocare in casa da loro è ostico io una partita così me l'aspettavo. Certo, Aspettavo. anche Mastro Nicola, di l'aveva detto anche alla vigilia, quindi eh, poi entreremo più nel dettaglio. Abbiamo visto le immagini, questa sera il mister del Morciano è qui con noi, eh, Simona Madori, buonasera, bentrovato e bentornato buonasera. a Calcio.Basket. Grazie, buonasera. Purtroppo, mister, è arrivata questa sconfitta interna però, insomma, ci avete voluto far vedere due gol almeno, perché vanno le immagini. Sì. Eh, L'avete no. fatto per quello, no? Onestamente, eh. Eh, avremmo preferito un altro risultato. Però, nell'ottica dei 90 minuti, devo riconoscere che il Misano è stato più squadra. Ha avuto un approccio migliore, noi abbiamo fatto male il primo tempo dove siamo partiti morbidi e queste sono categorie che se te non hai la cattiveria non hai la convinzione, fai fatica con tutti, perché è un campionato molto livellato e loro sono partiti bene, sono andati meritatamente in vantaggio. Dopo onestamente nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo preso noi l'inerzia della partita, abbiamo creato un paio di situazioni pericolose di cui una tu per col portiere e dopo l'episodio dell'espulsione siamo rimasti in 10 lì onestamente la partita è cambiata, dopo loro hanno legittimato il 2-0 quindi eh, gli facciamo i complimenti a loro insomma. Sono partite da due volte. Insomma. Sì, eh, a mio avviso, come atteggiamento, un tempo per uno. Dopo loro hanno avuto la bravura nel momento della difficoltà, a rimanere compatti senza prendere gol. Noi invece ci ha girato qualche episodio non favorevole, dove ad esempio, se vado ad analizzare le, nelle cinque vittorie consecutive aveva girato a favore qualche episodio, e nelle ultime due partite quel pizzico di fortuna non c'è stata. Però insomma, sappiamo che c'è da lavorare ancora tanto. Al suo fianco c'è l'allenatore del Monte Scudo Sauro Fosci, buonasera. buonasera buonasera a voi. Ben trovato, invece nel vostro caso 0-0. 0-0, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo, siamo superga. partiti nel primo tempo, abbiamo fatto bellissimi 40 minuti ma non siamo riusciti a fare gol. Dopo siamo calati un pochettino, l'abbiamo portata fino alla fine con lo 0-0. Ieri proprio non siamo riusciti a buttarla dentro. Il cioè quelle domeniche, quelle domeniche che purtroppo puoi tirare cento volte e non riesci a metterla dentro. Quasi riesci. ci fosse un vetro sulla porta. Ah, sì, sì, infatti, salvataggio <ride> sulla <ride> o abbiamo preso un attraverso, un palo, ma non ce l'abbiamo fatta a buttarla dentro ieri. Capitano anche queste giornate. Allora, ovviamente parleremo di prima e di seconda categoria. Parleremo anche di terza. Avremmo dovuto farlo con due ospiti sì. che però hanno sbagliato la data. Saranno ospiti lunedì prossima prossimo. Prossima. Allora avremo il portiere del gemmano Nicolas Lazzaro e il la difensore del gemmano Mirko Ringucci. Eh, lo diciamo per correttezza perché, sì. ovviamente, li abbiamo lanciati come ospiti di questa sera. Ma hanno capito la data sbagliata e quindi verranno come la data capita lunedì eh, della prossima settimana. Sì. Tra l'altro, insomma, eh, eh. partiamo. Proprio dalla terza, Tilio avrebbero commentato eh, una pessima vittoria per 6-0 soltanto, no? sì, <ride> sì, soltanto. quindi non si può <ride> dire <ride> insomma, che abbiano trovato una scusa perché no, adesso, hanno vinto 6-0. Adesso il germano sul campo le del ultime partite sta andando molto bene, quindi credo che domenica prossima abbiano addirittura il Sambaato. Sì, sa. in casa col Sambato. Sì, quindi infatti. deve stare attento anche il Sambaato perché ultimamente stanno andando molto, molto forte il germano. Erano partiti male, con qualche ritocco che hanno fatto nel mese di gennaio, novembre, dicembre, adesso stanno andando molto bene. Hanno anche lì hanno giocato a tennis campionato... praticamente sì. ieri. Sì, hanno giocato a tennis, hanno fatto un bel campionato, un bel campionato e la lotta anche al vertice, perché le prime: il Bellariva ha pareggiato e il Pennabillo ha preso quattro gol dall'Atletico Viserba, che avevamo avuto ospite la settimana sì. scorsa. Quindi. È un bel campionato, è una lotta, il San Bartolo si è fatto sotto San di nuovo. Ha vinto, no? Sì, ha vinto e sì. si è fatto sotto di nuovo. Quindi i campionati sono belli così, quando sono lottati, che non c'è una squadra come in promozione, in eccellenza, che prende il via, questi sono lottati e ce la lottano fino alla fine. E eh, volevo coinvolgere anche due mister. Eh, Sauro, come vedi questo campionato di terza categoria? Ci sono... Dic campionato di terza categoria c'è Bellariva che aveva fatto ha fatto una bella squadra poi c'è San Bartolo che purtroppo gli si è fatto male l'attaccante Amanzio che quello era eh, era si è rotto i legamenti purtroppo quando io allenavo Migiano, lui giocava con me quello, gran bel giocatore, un sì. gran bel giocatore purtroppo ha avuto questo infortunio e loro con questa mancanza ne risentono parecchio perché certo. lui era un bel giocatore là davanti era. Sono però dopo dai, che tra Bella Riva, loro. Ecco, dopo sono quei giocatori <ride> che purtroppo, non, anche se la carta d'identità <ride> sale, però in terza categoria fanno la differenza. Fanno. Sì, sì. Ricordo eh, un certo Gnagna D'Amato, per tanti anni no? infatti, ha continuato eh, a imperversare, è. O anche, eh, anche in categoria, tra l'altro anche superiore rispetto alla terza, anche Marino, insomma, sì, che infatti, è un altro eh. giocatore eh, che i suoi gol infatti. li fa sempre, li garantisce sempre. È come da noi, che adesso ultimamente abbiamo preso Renzi, che l'anno scorso era andato nel campionato interno a San Marino, gli, altri, gli ultimi tre anni che è stato con me, in due campionati ha fatto 46 gol, in seconda categoria sono quei giocatori che ti fanno la differenza infatti ieri non ce l'avevo per infortunio dalla domenica prima con Riccione eh, ci hai sentito parecchio perché in seconda categoria non è che puoi avere un parco attaccanti come ce l'ha eh, in eccellenza in promozione eh, poi devi fare con quel che hai o anche in prima perché c'era il sì, Miramare anche... che c'è un parco ecco, attaccanti infatti, che... eh, anche il Miramare che c'è un parco attaccanti che mm. No, però no, no, che non, no, non è detto, cioè non no, no, infatti non è, però ha fatto fatica il primo appunto, tempo anche quattro attaccanti. Non è detto che avendo anche molti attaccanti fanno la differenza, però se noi come noi squadre che devi Magari spostare brava, sicuro, devi, devi spostare, mania, devi, devi spostare di ruolo, magari un centrocampista lo devi mettere a fare il difensore, un, una mezza punta devi far mettere attaccante, È difficile. Poi noi, essendo nell'entroterra, si fa sempre fatica a trovare i giocatori, devi trovare dei gruppi, capito? che allora è difficile. Dopo, purtroppo i soldi non ci sono, anche quello fa fatica dopo. Riccione, Beh, sentivo che va, parlava col vero. mister anche degli allenamenti. Sì, infatti, dopo si fa: il pomeriggio eh, gli orari, fa anche di allenamenti: la rifinitura. Perché, eh, infatti, noi facciamo io faccio tre allenamenti, faccio tre allenamenti per farne fare due, a tutti. È una cosa. Di sera, eh, se cioè noi ci alleniamo alle sette sì. e mezza è difficile, il dopo settimana ne facciamo due, settimana ne facciamo tre ci giostriamo così. Si va avanti con, con, la, passione. Va avanti con la passione. Bravo. <ride> che adesso la passione nei giovani ce n'è un po'. Ce n'è no. un po' di meno. Eh, <ride> ce n'è un po' di meno. La passione che avevamo noi è, è un'altra ah, passione. La passione ha cambiato proprio... Il, sì, è cambiato anche... Il, il calcio, calcio. Sì. È cambiato il mondo. Sì, sì, esatto. Sono cambiate ricordo. anche le aspettative, quindi adesso anche un giovane, insomma... Vuole cercare di spiccare il volo e se, sì. non, se non spicca il volo, se non può spiccare il volo, magari c'è meno. Quella voglia comunque di andare a giocare per giocare alla domenica, insomma, nella squadra no, della propria. io penso Quando... sia anche una questione di educazione calcistica. Sì, nel senso io mi uno ricordo. ce l'ha o non ce l'ha no, piccoli No, secondo me c'è meno predisposizione al sacrificio. Ecco, bravo, bravo come diceva Primo no, è, è una conseguenza della, della eh, società. Un giovane però... spesso non è disposto a fare dei sacrifici. Se ha risultato immediato, diretto, eh, bene, con... è vero. Eh, se no, se c'è da lavorare sopra, da stare lì da fare dei sacrifici, tende, no, tende a mollare più facilmente. Ma sono fidanzato con un anni e mezzo con un giocatore di edizione che è Gualdi. Gioca tra l'altro nel Junior San Clemente non lo sapevo neanche l'ho scoperto che ieri ha vinto così lui ha giocato a Forlì così ma anche quando sapeva che non giocava che stava in panchina o quando è sceso anche di categoria in Forlì lui aveva quella mentalità lì Brava. non si esce alla sera si mangia sano ma perché ecco, è una cosa che ti inculcano bah. da piccolo nelle giovanili poi se uno è fatto cioè se ha la passione se ci crea dopo di esempio, nel campo io nel quando giocavo buttare. quando giocavo che mi dicevano eh, vieni a giocare alla domenica e invece questi delle volte giocano negli uniori, ah, se io non gi gioco, no, gioco di là, non vengo di qua, hai capito? Eh, non c'è più quella cultura, secondo me, come diceva Madori, di sacrificio. Sì. Hai capito? No, no, eh, no, ma il concetto secondo eh, me è certo, quello che quello lì eh, Perché sì. quando giocavamo noi, il sacrificio, noi non vedevamo l'ora, almeno io non vedevo l'ora di andare a giocare la domenica. Alla sera magari non si usciva. Okay, Invece, adesso, pensi, adesso pensa che ero capace di farmi due panchine tra sabato e domenica, eh, io, no, io. due panchine. Io, io mi ricordo che ho debuttato in prima categoria con Betti. Betti, eh, capito? Sì. Con Betti che lui era un mister che veniva dalla giovanile dell'Inter, mi ricordo, eh, che mi, però eh, era, quando andavo che mi chiamava era, andavo con entusiasmo, con, adesso mi yes, <ride> fa dispiacere quando la chiamo. Sì, eh. i miei giocatori, io ho un gruppo eccezionale, okay. io non posso dire niente, eh, ho un gruppo che è eccezionale, eh, soltanto che il venerdì sera o il sabato sera gli piace uscire, eh, uscire. Eh, eh, eh. purtroppo è così eh, eh. dopo Sempre quando sì. vieni a giocare la domenica è difficile <ride> dopo la, <ride> e dopo la mattina abbiamo <ride> un di quell'aria, perché stanno la infatti, secca no? infatti, <ride> infatti ieri quando è arrivato l'altro ieri quando vedo subito che si attaccano alla bottiglia <ride> Vedi, vabbè, alla fontanella, alla fontanella acqua. Acqua. fateci sapere eh. dove andate il venerdì e il non sabato capito. sera <ride> bisogna fare dai gioco. Gioco. io so che è difficile ma lei va esce va a fare lo sai che io delle volte guardavo WhatsApp l'ultima chiamata, me l'hanno cancellata anche. Anche quello. hai ah, <ride> capito? Tolgo me l'hanno cancellata. l'orario, torno l'orario. Le studiano tutte. Sì, le studiano tutte, le studiano. E poi ci sono anche giusto. i presidenti, che si parla di categorie più alte, sì, che sì. andavano proprio di casa in casa no, Però io, Anche allenatori, eh? Io non posso dire niente, questo è il quarto anno che sono lo suo eh, C'è un gruppo eccezionale, perché <coughs> ripeto, essendo lontano dalla Riviera, capito, è difficile trovare giocatori se non hai un gruppo che, sì, che, che sia lì vicino, lì vicino capito, da Coriano. Cioè. Io ce n'ho un po' di coriano, da Coriano, quando allenavo Coriano l'ho portato su Coriano, da Morciano, eh, da, tutti lì vicino, se no, da Mercatino, se no fai fatica a fare la squadra. Torniamo per un istante alla terza categoria, poi eh, verremo più ai vostri campionati. Mister Armandori, chi, chi la vince questa terza categoria? Guarda, onestamente non ho seguito molto, non conosco bene le squadre, quindi, però dico solo una cosa, i numeri alla fine contano sempre, quindi chi prende meno gol spesso okay. inizia il campionato. Quindi, però non conosco, quindi onestamente poi non vedo neanche perché sono lontano. Quindi, <ride> eh, quindi non ti sbilanci? Quindi sbilancio. Sbilanci. La favorita all'inizio del campionato dicevano tutti Bellariva. Bellariva, Bella però io... Sì. Però, Penabilli... però ultimamente sta alternando ha perso in casa col Germano perso... ieri ha buttato via un altro punto ha pareggiato anche il Penabilli che è un'altra bellissima squadra ieri ha preso quattro gol è. purtroppo è molto equilibrato quindi una partita la vinci anche lì come in tutti i campionati come anche in seconda che dopo vedremo se la giocheranno negli scontri diretti ah, sì. tutti gli scontri diretti che conteranno <coughs> perché c'è molto gap tra le prime Sì, perché eh. sono tutte equilibrate, anche in seconda categoria, ieri... Della seconda. Ah, adesso vedremo, anzi, sì. andiamo a vedere con la grafica, da che cosa vogliamo iniziare? Dal girone R iniziamo? Ah, dal sono Giron tutti che... uguali, un girone sono tre squadre da 39 punti, compreso il Corpolò, che ha fatto sì. una bella rimonta. Ieri sì. sì, ha che, infatti, vinto, Si è portato lì sotto, sono tutte, eh, tutte, tutte 32 punti, tre squadre in testa al campionato. Sì, ricordiamo però che c'è una squadra che deve recuperare. Una partita, sì, per tutta per Ticara, il Perticara deve per recuperare una partita, una partita quindi però in testa. potrebbe ah, essere in testa il Perticara però sono tutte lì quindi anche qui si vede che lo sconto diretto vuol dire, vuol, vuol dire molto l'Atletico Falco che è una delle squadre che è molto costruita proprio per vincere il campionato perché c'è dei giocatori validi che giocavano in promozione in prima Scusa categoria sì. è un bel blosone quindi anche ieri ha fatto un mezzo passo falso perché ha buttato via un, due punti pareggio, non ha perso, però le altre sono tutte lì. Però è un campionato bellissimo. Bellissimo, quasi. sì, ma sono così marco. i campionati dovrebbero essere, c'è la lotta fino alla fine, così nessuno molla, nessuno regala niente, perché come in eccellenza non ci sono i playoff, ormai il campionato è chiuso. Prima e seconda, eh, però, non... sì. no? Sì. seconda, eh, però ieri c'è già eh. un gap eh. anche tra seconda sì. e terza. Ah. Libero, ah, no, eh, seconda e terza c'è già il distacco: già un distacco sì, una sì, va su, l'altra va a fare secondo, gli spareggi per il secondo posto. Le altre squadre non dicono più niente, solo per la retrocessione, i play out: che c'è la lotta, ma chi è dietro di queste tre è il vuoto. Di questa giornata c'è qualche risultato a sorpresa a parte di. Diciamo... No, c'è stata la bella vittoria del colò. Però giocava con l'ultima in classifica, anche se è difficile andare a giocare a Sant'Agata, Poi era venuto il presidente Vignali qui quindi sì. abbiamo anche portato fortuna fortuna, subito 5 gol <ride> e quindi è andata bene. Poi c'è l'Atletico poi Ho detto: un brutto... l'accademia che non riesce a sganciarsi, purtroppo è in zona sì. molto brutta adesso. Mi meraviglio perché c'ha la squadra e non riesce in coppa. Ha fatto eh, bella andato figura. Andato in bene, e poi, dopo il campionato, non riesce a venire fuori. A proposito dell'Atletic Falco, li voglio ringraziare perché sia sì, me che la Jenny ci hanno fatto gli auguri con una locandina bellissima, bello, bravissimi. Infatti, mm. li ringrazio, li avevo già ringraziati. Però, veramente, la classe non è acqua. No. Eh, devo, no. dire, <ride> devo dire che i ragazzi dell'Atletic Falco sì. l'hanno sempre sì. dimostrata. La fecero anche in occasione del mio compleanno che non è si vero. ricorda mai nessuno, <ride> no? eh. però. Andiamo a parlare dell'altro girone di seconda categoria e questo è molto bello Ieri la capolista dell'Unione Calcio Riccione Che avremo l'ospite la prossima settimana uh -huh. ha, per, ha buttato via due punti in casa con San Lorenzo San Lorenzo in dieci eh, sono riusciti a pareggiare E poi a, a due o tre minuti dalla fine hanno sbagliato il calcio di rigore e via, ha buttato via due punti mentre invece l'Alta Valconca ha fatto una bella vittoria e adesso si è portata in testa di nuovo al campionato, come Anche sempre è stata. Eh, ma l'Unione Calcio non è la prima volta perché parlavo oggi con Pascucci, eh, ha buttato via i punti con il villaggio primo maggio in casa, che era l'ultimo in classifica. Eh. E quando con le ultime, se non sei concentrato, puoi vedere il blasone che vuoi. Ma non fai i punti con le ultime, le altre le fanno e te dopo la fine contano. Eh? C'è il e... Mondeino che ha fatto una bella vittoria, quindi le squadre che ce la giocheranno sono sempre quelle lì: il Mondeino, sentiamo, eh, sentiamo anche il mister su questo, su questo campionato. Secondo me, alla fine se la gioca il Riccione e la Valconca. Il Riccione c'è delle individualità che. Sì. Non si discute, anche loro hanno dei giocatori. C hanno dei giocatori che in questa categoria proprio non è, già, pro è già pronta per la Brassi. prossima Non c'entrano niente. c'entrano niente però sì. hanno preso anche Facchini. Eh, eh. Eh, appunto, hanno preso anche Facchini dal coriano. Hanno preso che ieri ha fatto subito gol. Ma, ma... vogliono vincere insomma. Sta eh, passando squadra. Però loro hanno delle grosse individualità Ma come squadra, come gruppo, come gruppo, e l'Alta Valconca, è più squadra. Però, però, se... più però, secondo me, alla lunga lo vince il Riccione. Secondo me. Anche se però, per me. Però, se... però, dopo è sempre quel è una... rettangolo verde esatto. che, che decide, decide eh, le partite, decide. Eh. Andiamo con un po' di messaggi. Iniziamo da questo, perché dopo molti sono legati proprio sì, detto, a, a Fiericcione Fia Rimini, eh, con un Attilio, con un attilio so che sapere. mi surclassa nel punteggio. <ride> però alla fine i tre punti a casa, Penso che parleremo di questa partita. Così, non giusto per dire. Ma per per è che mercoledì c'è la coppa. Uh. Così, no. Eh, però c'è la coppa la per i Rimini, è Riccione che no, continua. No, vabbè, così a non c'è, perché sennò ne parliamo fino alla fine del mese. Ma è lo stesso. Eh. Andiamo con questo per il Mister. Ok. Allora, per Sauro Fosci, tra le capoliste, secondo te un pronostico di chi vincerà questo campionato? Secondo me, alla lunga lo vince Riccione. Secondo me, però, l'Alta Valconca è una bella squadra, vedrai che gli dà filo da torcere fino alla fine. Quindi, però, secondo Riccione me... è la favoritissima per sì, il per, per i giocatori che ha, è favoritissima, Però è sempre il campo che dopo determina il risultato. Certo. Eh. Andiamo con mister, questo è abbastanza. Per mister Amadori, mister Amadori, sente aria di esonero? No, no. Dopo, dopo, eh, di quando è appena cinque arrivato, sono appena arrivato, speravo, no, io sono cinque vittorie, cinque vittorie Esonero, queste due sconfitte di fila, però, mister, sì. fanno traballare la panchina. Già. Ma... No, cinque no, vittorie. io sono molto tranquillo perché, tanto, quando sono stato chiamato a Morciano. L'obiettivo era chiaro, è quello della salvezza, perché c'erano delle problematiche. Non mica Zambolini che cambiano del gioco. <ride> abbiamo fatto due mesi ottimi, dove siamo stati due mesi senza perdere, con cinque vittorie di fila. Dopo è normale che eh, ci può stare eh, un calo. Se ne vado ad analizzare le due sconfitte, le ultime. A Spontricciolo abbiamo perso con un tiro in porta, c'era anche Attilio Fabri sì. presente, abbiamo creato 8-9 palle-gol, la classica giornata che non ti va dentro, perdi e ci sta. Mentre ieri abbiamo fatto meno bene sotto l'aspetto della prestazione, eh, però eh, ci può stare perché siamo una squadra costruita per lottare per, per un certo obiettivo, non possiamo certo guardare quelle squadre là davanti che sono costruite per vincere eh, non solo sotto l'aspetto anche tecnico ma proprio sul complesso, sulla struttura, su tutto quindi il nostro obiettivo è salvarsi il prima possibile e poi dopo vedere se si può fare qualcosa di meglio ma ad oggi la classifica parla chiaro dietro stanno facendo tutti i risultati e quindi bisogna, bisogna, bisogna guardare bene anche dietro perché si sta alzando molto la quota salvezza mi sembra che l'ultimo playout adesso sia a 26, quindi noi siamo a 30 e siamo a un punto dai cosiddetti playoff, ma sei anche a 4 dai playoff, quindi sì, ci vuole molto, ci vuole sì, molto equilibrio, anche stare, 4, stare 4, e molto i 20 piedi 20 per terra, 20. perché vinci una partita, sei lì, la perdi, anzi poi c'è da fare un altro esatto, sì, quindi bisogna fare molta attenzione. E tra l'altro, a dire, insomma, la media delle ultime sette partite è di... Poco più di due punti a gara yeah. credo che sia una media salvezza piuttosto positiva, forse anche per qualcosa in più della più della salvezza no? esatto. Mi il Dici per il mister, mister. no perché, insomma, invece vogliamo esonerare: eh. dieci punti, <ride> punti nelle ultime ah, sette partite. Ma io un mister Somma. che ha vinto tutte le partite, devo ancora conoscerlo. Eh. Cioè, ma ragazzi, ma cioè, non lo so, boh, eh, però c'è cioè, questa malattia si in pretende, Italia che si pretende sempre: non si dà tutto. fiducia, <ride> non si ha pazienza, si vuole tutto e subito. Eh, ma invece così. le cose vanno costruite, eh, ci vuole tempo però, ma sì, ma questo è uno dei problemi credo del calcio italiano che okay. appena giro male due partite allora panchina bollente si parla già panchina bollente sì, non dico adesso il caso di mister che forse anche no. un messaggio si, quella sicuramente si è, una battuta, stile, dire. No, no. è una battuta questa è una battuta però in giro è così quindi, eh. quindi è così. adesso questo sicuramente è ironico oh, è sono mistero, diventati non tutti non zamparini ora certo. anno oh. si cambia mister una squadra è fatta da giocatori che sono esseri umani e di conseguenza c'è il periodo che fisiologicamente c'è un calo cioè ci sono gli infortuni, ci sono tanti fattori, no? Vabbè. Andiamo avanti Però perché insomma, qua invece ce ne... Mister Fosci piace molto e fanno questa domanda. <ride> Chiedono se è vero che il prossimo anno allenerai la nazionale. Sì, <ride> ma questi sono i miei giocatori che mandano <ride> i messaggi. <ride> ha chiamato Ventura, potrebbe chiamare anche il Mister. No. <ride> non c'è neanche un altro che ho detto di mister Fossi che eh, i giocatori vogliono la eh, infatti, eh, ah, perché infatti andiamo ancora con quest'altro diciamo, ho detto dai, dai eh, all'amico Sauro che io affettuosamente chiamo Pippo cosa ne pensi della squadra Alta Valconca l'Alta Valconca l'ho detto prima è una bella squadra è costruita è stata costruita per vincere il campionato io conosco il mister Zaghini è stata costruita per vincere il campionato è stata costruita C'è un organico non indifferente c'ha Secondo me se la gioca fino alla fine è con il riccione. Se la gioca. Ah, questa, questa mister la voglio leggere io. Sì, sì. Uh -huh. Sauro Fosci fa più serate di giocatori. Sì, Lo so io. Ah. Questo è Hai visto? Ah, è Questo è quello che non vengono Andiamo ah. da mister Amadori invece. Quanto crede da qui alla fine alla possibilità dei play-off play per il Morciano? Guarda, l'ho appena detto prima, eh, il campionato è molto livellato, guarda, quindi eh, secondo me il gruppo è buono, ci sono dei valori, però eh, è, talmente, è talmente equilibrato che se non stai lì con la testa, se non talini nel modo giusto, eh, è un attimo essere risucchiati sotto. È logico che se ritorniamo a essere quelli di due mesi fa, con quella attenzione, con quella voglia, recuperando anche quei due o tre ragazzi infortunati di cui ieri due sono rientrati, quindi recuperando tutto l'organico, secondo me... Possiamo, fare qualcosa di, possiamo ambire una salvezza tranquilla. Il play-off dopo bisogna dimostrarlo sul campo. Quindi possiamo dire obiettivo salvezza, Come sogno play-off. Ad oggi l'obiettivo è la salvezza, vittoria, bisogna essere onesti. Insomma. Invece per la vittoria del campionato tra Igia e... Eh, eh, per la vittoria del campionato, campionato secondo camp me... Oh, L'Igia non l'ho ancora visto, però l'ho incontrato l'anno scorso con la Cattolica, quindi conosco sia le Levani che non un attore, e ha un gruppo molto solido, molto compatto. Ha uomini, il Pietracuta davanti secondo me è superiore, e in questi campionati avere un parco attaccanti come il Pietro Acuta Confratti, Tre Zebai, Aligiai e, e, e tanti altri. Insomma, è, è, secondo me la squadra più forte. Che è la lunga e può vincere il campionato. però Ligia Marina torniamo al discorso di prima 13 gol subiti. E questo è un dato eh. che la dice tutta. Quindi, secondo me, fino alla fine <coughs> se la giocheranno loro due fino alla fine. Non penso che una squadra stacchi l'altra. Secondo me fino alla fine saranno lì tutte e due. Un ultimo messaggio per Mister, Mister. Fosci. Sì. Noi in casa preferiamo giocare di sabato così la sera i ragazzi vanno a ballare, Miscia Sporting Griccione. Ah, ma questo è perché noi dobbiamo giocare eh sì, contro vedi. lo sport in Grecione, ci chiedono eh. di giocare di sabato. Giocare di sabato Fai, Perché così i ragazzi vanno a dormire, è eh, vero? No. No. No, perché i miei vedi. escono che venerdì sera. Perciò. Ah, quindi non cambia niente. Perciò non cambia niente, non cambia? Miscia niente, non, non cambia. Niente. Non, rimane così, rimane Vabbè. così. E eh, va bene, eh, parliamo del prossimo turno. E voi sarete in eh, casa con il 3-6 Sì, noi in quella partita dobbiamo fare risultato perché adesso siamo immischiati nei play-out, siamo immischiati in questo momento. qui Allora, adesso mi stanno rientrando un, due o tre giocatori che dall'inizio dell'anno che non li avevo per infortunio. E spero di recuperare tutta la rosa, l'organico che ho eh, perché lì, se no, io tutte le domeniche. Devo inventare la difesa, devo inventare perché cioè, il capitano mi è rientrato ieri da una partita di Coppa Italia che abbiamo fatto all'inizio. Eh, Baffoni, il piccolino, ancora non ce l'ho, eh, questo è eh, di categoria superiore. 96 ha giocato anche nella Beretti del San Marino. Purtroppo non ce l'ho. Eh, se mai riesco. È infortunato. Dire... È infortunato: ha avuto uno strappo, ha mm. avuto eh, fuori da, da, dall'inizio dell'anno. Se riesco a recuperare, ho certo anche Jacobelli che eh, devo recuperarlo. Toronto spero di recuperarlo spero di, di recuperarli eh, in breve tempo, eh, perché, se no, si fa due, tutte le domeniche, devi inventare la difesa. Il centrocampista devi mettere come a gioca? fare il terzino. Come dimmi, come gioca lei tre, Io gioca eh. gioco col 4 1-3-2, eh. hai capito? Eh, però non ce la faccio. I giocatori, sono quelli lì sono, sono bravissimi per quella categoria, hai capito? però se non li hai tutti quanti è difficile eh, giocare. Bisogna spostare un po' di più. Infatti... Attilio, prima di sentire con Mister Amadori il prossimo turno, mm. che sarà secondo me tosto perché eh, c'è un Poggio Berni che ha hai fame di punti, sì. perché, ah, perché ah, sicuramente sta, eh, diciamo sta affrontando un momento piuttosto delicato della stagione, eh, analizziamo la giornata appena passata anche della prima categoria, perché abbiamo visto la sì. terza e le due seconde. Eh, sì, c'è prima... stato Ligea che ha fatto una bellissima vittoria, ha recuperato tutti i giocatori dell'incidente, quindi c'è stato il Pietracuta è che è stato giocando in casa ha perso pre... il 90 ah, sì. stato... ha, no, ha fatto 2-2, al 90 eh, Il Verucchio per, eh, perdeva, ha pareggiato al 90 e quindi ha preso un po' di margine. Ligea che prima era dietro, adesso è passata davanti. Eh, è che qui io non vedo altre squadre, la lotta sarà tra, per me tra loro due mm. e qui, qui conteranno gli sconti diretti, quindi adesso bisogna stare attenti perché per i playoff e per i play out, perché la, la classifica è corta, e quindi è una sono dei bellissimi campionati perché non c'è la squadra che prende via, c'è la lotta e ogni domenica se la giocano. Sì, per eh, per sì. 6, sono lì, sono lì. Anzi, per il playoff bisogna considerare testa, che invece... sicuramente anche la quinta probabilmente il playoff non lo farà perché oh. il distacco è talmente alto chi sono è, talmente eh, sì. sopra quindi chi vuol fare il proprio deve arrivare al quarto, deve Beh, quarto eh, eh, esatto. e di conseguenza le prime due stanno viaggiando a un ritmo notevole sì. eh, quindi il prossimo impegno dicevamo con la Virtus Poggio Berni che insomma, è affamata di punti perché è un momento davvero delicato eh sì, no, ma poi sono campi sempre complicati, perché innanzitutto sono una zona pre-out e quindi devono fare risultati in casa senza meno. Eh, il campo, visto le immagini, non mi è sembrato bellissimo abbastanza, mi sembra anche stretto come dimensioni, quindi sono partite sempre complicate che vai a affrontare con squadre che hanno fame di punti, e proprio per questo se non vai con la testa giusta, con l'atteggiamento giusto, rischi, rischi di sbattere i denti. Quindi sappiamo, lo sappiamo già che andremo a affrontare una partita complicata, però sono convinto che... E dopo la sconfitta interna di domenica, i ragazzi avranno voglia di dimostrare il proprio valore, e di dimostrare che insomma siamo ancora vivi, che ci può stare un insegno di percorso. Allora andiamo perché stanno arrivando tante eh, domande. Però volevo sì. prima di chiudere, eh, questa per eh, Mister, Mister Amadori. Ha fatto Stasera. un ottimo lavoro a Morciano. Compa compattato il gruppo e ricreato entusiasmo. Complimenti. E poi c'è quest'altra. Sauro, cosa? Pensi di Allodoli Alberto, un giovane che fa la differenza? Adesso è un giovane che ha cominciato adesso a giocare, è migliorato, è migliorato tantissimo, è migliorato. Adesso, adesso dire è un giocatore, è un ragazzino, è, è Viene, veniva dalle giovanili, veniva, ma è molto bravo. È. Allora, per Mister Amadori, ritornare per il prossimo anno a Cattolica, visto che purtroppo si dovrà rifare la promozione, complimenti per le due principesse che avete in studio. Saluti da Cattolica, noi ringraziamo. Grazie. Eh. Non è venuto ancora detto che Cattolica faccia la promozione. Infatti Non vincere nei, mai per il primo posto, no, perché l'altra è no, proprio superiore, il però il Cattolico non. può puntare nei playoff e vincerli. Certo, anzi, a tutte le, eh... le squadre molto forte anche del Cattolica, nonostante la sconfitta. Sì, poi, qua ce n'è uno, noi scomodiamo anche la Madonna per, per il mister recuperare. Iacovelli sarebbe come vedere la Madonna, sì, sì, Mirac entriamo un miracolo, entriamo sul campo no? dei, dei perché dei prima dell'infortunio bisogna recuperarlo con la testa. Dei miracoli, ah, l'ultima, mister Miracolo, è lì che serve il miracolo. Come fai a puntare il playoff con un portiere così? Non lo voleva nessuno, non so a quale dei due si è riferito, so. però insomma. Eh Somma, è... so, io almeno sono... i, due, i due portieri <ride> che io sono buoni sono, sono buoni no, anche, sì. che... -son anche noi abbiamo avuto problemi <ride> con i portieri sotto l'aspetto degli infortuni quest'anno è il quarto portiere che gioca a Morciano ah, perché Postero. sono stati infortuni grossi prima di Ostolani ah, che ah, si è strappato ah, poi dopo ha giocato il ragazzino perché non... il secondo portiere si era rotto il braccio in preparazione <ride> e abbiamo preso Gabellini un ragazzo molto bravo di San Giovanni che stava facendo molto bene si è rotto il dito due domeniche fa nel riscaldamento e abbiamo tesserato Masini che io ho avuto a Cattolica che si era svincolato da Cattolica per eh, che poi era detto di nuovo Morziano, delle, quindi. e quindi c'è stato quest'anno un anno particolare sotto l'aspetto dei portieri però Masini ieri ha fatto un errore lo sa perché è un ragazzo intelligente non è stupido è un errore che non deve fare l'ha fatto un, un eccesso di leggerezza coi piedi ci può stare non però Masini cioè in queste categorie non si discute un portiere è che fatto. ti dà garanzia ti dà sicurezza e se lo rifà però lo, lo tacca su da qualche parte <ride> non lo deve più fare allora, Io alla sincerità. siamo in chiusura di questa È prima vero. parte, eh, so, alla fine comunque abbiamo parlato di terza, di seconda tutto. prima come promesso, allora grazie in bocca al lupo a mister Simona Amadori, grazie a Creepy, e ovviamente Buonasera anche a suo Morciano e a Sauro Fosce, allenatore del Montescudo. Grazie, grazie a voi. Grazie bocca mister. Al lupo. Grazie. Noi adesso Crepi, andiamo in pubblicità per tornare con tre servizi. Diegaro Calcio del Duca, Cattolica Cotignola e Gatteo Russi, e poi in studio con tanti ospiti per parlare eh, di eh, promozione, eccellenza e Serie D. Restate con Calcio.Basket.